Vito Buongiorno lavora sulla tradizione moderna e contemporanea del carbone, dell'utilizzo di nuovi materiali, che parte dal futurismo, arriva a Burri, a Yves Klein, a una linea di grandi artisti, diciamo, globali, anche fino a oggi a Kunellis e a molti altri, però recupera anche le tradizioni classiche, la grande tradizione barocca, la linea della grande arte che segna il tessuto connettivo della Sicilia e le rende nuove in una fusione che è assolutamente personale. Il titolo di questa mostra è molto significativo, Nostos, il ritorno, questo sentimento del ritorno, questo legame che un artista, pur vivendo fuori, conserva con le proprie radici, con la propria città. Ed è il caso appunto di Vito Buongiorno, che è cresciuto a Roma e apertosi poi a orizzonti professionali, artistici in Italia, anche all'estero, ha però mantenuto questo legame molto forte dal punto di vista affettivo e anche creativo con la propria terra. E mi piace collegare idealmente questa vicenda di Vito Buongiorno a quella di altri due artisti alcamesi di due generazioni diverse, cioè Nicola Rubino e Turisi Meti. Alcamo riabbraccia un figlio. Sì, siamo molto felici che Vito Buongiorno sia oggi uno degli altri artisti che ospita il Museo di Arte Contemporanea. Già ci ha annunciato, ci farà dono di tre opere molto belle che arricchiscono il nostro patrimonio e tra l'altro si aggiungono entrano in un percorso che stiamo portando avanti in questi anni di valorizzazione non so, di questo spazio museale e anche della residenza degli artisti, che la consideriamo come una pertinenza del museo e che vogliamo mettere a disposizione di tutti i giovani artisti, soprattutto di quelli che amano lavorare con il territorio e sul territorio. Un po' di emozione c'è, le mie opere praticamente stanno esposte dentro la casa dove è nato mio padre. 50 anni fa circa sono andato via da questa città e dopo tutto questo tempo ritornare con dei miei lavori è stata un'emozione grande, meravigliosa. La cosa che più risalta è il messaggio critico all'artista è sempre il portatore di denuncia. Contro questo inquinamento non solo ambientale ma soprattutto politico-culturale. E ecco l'utilizzo del carbone, che può sembrare anche un elemento molto povero, molto insignificante, ma all'interno di questo materiale così prezioso per me c'è un'energia incredibile. Innovare nel solco della tradizione. I materiali per me sono molto importanti. Ho iniziato con dei colori, possiamo notare anche in questa sala dove si sono esposte opere che dal 2000 al 1990, quindi l'utilizzo dei colori, soprattutto il blu. Lascerò anche tre mie opere all'interno di questo museo, dove ecco, c'è un'opera grande di 3 metri per 2, che il titolo è Our Planet, che è stata esposta al Museo Macro di Roma. E in più ci saranno altri due quadri che si trovano all'interno già nella sala dedicata a me accanto a Turisi Meti, e Linea d'ombra e Oltre. L'isola resta sempre dentro. Sempre dentro, questo cielo blu con questo mare blu, non soltanto il cibo ma anche gli odori, i sapori, le persone.